Il tessuto socio-economico emiliano è fondato sull'attività di piccole e medie industrie che, grazie all'intraprendenza dei loro titolari, sono riuscite nel corso degli anni a diventare un vero e proprio esempio di efficienza a livello internazionale. E fu in tale contesto che nel 1976 Giovanni Ferrari, assieme ad altri due partner, Evo Fabbri ed Antonio Fontana, diede vita all'Ameplast. La società iniziò da subito a produrre formati per macchine blisteratrici e relativi stampi finalizzati alle produzioni farmaceutiche. Un'esperienza questa che in breve tempo indusse gli imprenditori a rafforzare la propria presenza settoriale, cimentandosi nella realizzazione, sempre più richiesta, di contenitori in plastica. Il portafoglio clienti cominciò ad arricchirsi numericamente con nomi prestigiosi. Le quote di mercato si estesero in modo consistente in Italia e dall'estero. Sull'onda di una crescita progressiva, l'industria intraprese un'energica politica di sviluppo. Furono effettuati consistenti investimenti strutturali che portarono alla creazione di ambienti produttivi a contaminazione controllata classe 10.000. Ed inoltre, a partire dagli anni Ottanta, la divisione ricerca e sviluppo si è resa artefice di importanti innovazioni. Venne infatti presentato il primo contenitore monodose ad iniezione, nello specifico per il settore oftalmico, di cui tuttora l'Ameplast detiene il monopolio su scala mondiale. Dietro al successo di ogni impresa c'è un'idea trainante, un'idea forte. Nel caso della sua azienda Ferrari, l'Ameplast, l'idea eccezionale le è venuta in mente quando ha inventato il contenitore monodose per le aziende farmaceutiche e cosmetiche. Ma come è nata questa idea? Quest'idea è nata tanti anni fa, nel momento in cui abbiamo cominciato a fare delle ricerche di mercato per diversificarsi da ciò che facevano tutti gli altri. E abbiamo recepito che l'esigenza del mercato futuro sarebbe stato dei nuovi contenitori che avessero la possibilità di essere utilizzati una volta solo. Primo, perché c'era la possibilità di dare una somministrazione medicinale ben precisa e non avere uno spreco. Secondo, di avere un prodotto facile come utilizzo e soprattutto diventava una soluzione alternativa a ciò che c'era oggi sul mercato, che c'è stato fino ad oggi sul mercato. Noi allora abbiamo pensato nella creazione di un nuovo tipo di contenitore che è stato poi chiamato il monodose. Monodose che oggi questo tipo di packaging innovativo viene utilizzato in tutti i settori, sia nel settore farmaceutico che nel settore cosmetico, e soprattutto possiamo dire che è stata la nostra carta vincente che ci ha permesso di riuscire ad acquisire mercati in tutto il mondo. Questo contenitore monodose comunque offre delle garanzie di qualità e di igiene molto particolari. Noi vediamo alle nostre spalle il sistema di produzione che la Ameplast utilizza per realizzare questi contenitori. Quindi quali parametri sono quotidianamente osservati per fornire al consumatore un prodotto affidabile? Parametri che vengono utilizzati sia per la produzione del contenitore plastico sia per quanto riguarda il sistema di riempimento sono i parametri delle buone norme di fabbricazione, le GMP, che sono quelle europee, le ISO, che siamo certificati con tutte le varie certificazioni che esistono a livello europeo, e soprattutto abbiamo anche le certificazioni dell'FDA americana. Tutto questo ci comporta nel garantire tutto il processo produttivo, dall'inizio, nel momento in cui si comincia a fare la progettazione degli stampi, all'esecuzione degli stampi, ai prototipi dei campioni che dopo vengono visionati dai vari clienti, abbiamo dei metodi che ci permettono di garantire una qualità totale e soprattutto di consegnare al cliente un prodotto che è stato controllato al 100%, dove non ci sono scarti nel modo più assoluto. L'Ameplast è un'azienda all'avanguardia, diciamo è conosciuta in tutto il mondo, proprio per queste sue caratteristiche di tecnologia, igienicità, grande osservazione della qualità. Ma in questo settore dell'avanzamento e dell'innovazione, le aziende modenesi in generale degli altri, non solo del suo settore, ma anche degli altri settori, sono al passo coi tempi? Oppure rispetto ad altre zone, ad altre realtà, sia in Italia che all'estero, segnano un certo arretramento? Ma di dare dei giudizi sulle altre aziende che ci sono nel nostro comprensorio direi diventa abbastanza difficile. Ciò che posso dire è che nel nostro settore, se non c'è innovazione,
non c'è ricerca, non ci sono soprattutto dei metodi nuovi di lavoro e di produrre, si rischia di rimanere indietro nel mercato mondiale. Se vogliamo far fronte al mercato mondiale bisogna avere innovazione, bisogna avere tecnologia, bisogna avere qualità e soprattutto bisogna investire nella ricerca. L'Ameplast è oggi localizzata in un modernissimo stabilimento a Rovereto. La struttura è stata allestita alla luce dell'esperienza acquisita in 10 anni di collaborazione con l'industria farmaceutica, al fine di garantire un alto grado di igiene e sicurezza. Preparazione e riempimento avvengono infatti in area a contaminazione controllata e tutto il processo, compreso confezionamento e controllo, è gestito da procedure nate dall'esperienza acquisita nel settore farmaceutico. Ciò ha comportato da parte dell'azienda l'acquisizione di un profondo know-how, contraddistinto da competenze specifiche in termini di microbiologia, si pensi alle applicazioni sterili, conoscenze aggiornate alle normative nazionali ed internazionali. Veramente eccezionale a quello che sta avvenendo di questi tempi tra l'Europa, la Cina, l'India, queste nazioni che stanno crescendo a vista d'occhio e che stanno avendo sul mercato una forza veramente grande in virtù del prezzo, in virtù delle grandi quantità. Ma la Lameplast che cosa sta facendo per arginare questo giro perverso che si sta creando a livello mondiale? Ma la Lameplast direi si sta muovendo in questo senso. Noi abbiamo iniziato già da tempo nel verificare quali erano le problematiche a livello mondiale e penso che la nostra struttura, il nostro gruppo sia riuscito a integrarsi nella globalizzazione mondiale, soprattutto anticipando i tempi. Noi abbiamo creato una struttura in America dove praticamente è una fotocopia di questa che abbiamo qua a Rovereto, dove facciamo produzione per cosmetica. Siamo andati in America per vendere innovazione, vendere tecnologia e dare soprattutto un servizio, che là non esistono questi prodotti. Poi abbiamo creato oggi una notizia direi nuova, abbiamo fatto 2 società nuove in Brasile, una per il settore del veterinario e una per il settore cosmetico. Saranno produttive a partire da giugno-luglio di quest'anno, perciò stiamo andando in altri mercati. Abbiamo fatto l'America, andiamo nell'America Latina e l'altro passo che dovremo fare sarà quello di creare una struttura produttiva in Giappone. Riteniamo di muoverci in un certo modo, di saper anticipare quali sono le esigenze di mercato e soprattutto di proporci come produttori in loco in funzione delle esigenze che ci sono nei mercati che noi andiamo a proporre i nostri prodotti. Oggi direi che siamo in grado di servire 3/4 del mercato mondiale. Grazie ad aziende come l'Ameplast il tessuto socio-economico modenese si distingue anche in tempi difficili come questi come una realtà in continuo sviluppo. Un'efficace testimonianza di quanto gli imprenditori, in virtù dell'amore per il loro lavoro, possano diventare ambasciatori privilegiati della propria terra ovunque. Arrivederci dunque la prossima settimana con i protagonisti e naturalmente con il vostro Cesare Carbonieri.